Se nella visione del profeta Isaia, riportata dalla Sacra Scrittura, gli stessi serafini sopra il Signore si coprivano il volto e i piedi con le loro ali, cosa dovremmo fare noi che siamo così meschini alla presenza del nostro Dio, il quale si presenta sotto le specie del pane e del vino? Eppure Dio è attratto dal nulla delle sue creature così impure. Si fa nulla per loro sotto le specie eucaristiche. Conosce tutto di loro, le segue e le protegge continuamente, anche quando stanno commettendo il peccato. Accetta con gioia il loro pentimento e la loro umiliazione e fa festa in cielo. Non tiene conto dei loro peccati e continua a fare loro il bene, anche quando sono del tutto indifferenti nei suoi confronti. Lascia loro la libertà di decidere da che parte stare, ma ha un grande dispiacere quando lo rifiutano per orgoglio ed egoismo. Anche il Signore cerca consolazione per questo suo dispiacere. Le sue creature hanno il libero arbitrio, ma scelgono la menzogna, ciò che non è Dio. Egli cerca la consolazione tra i suoi più fedeli. Ricordiamo che Dio non è indifferente nei confronti delle sue creature, che non vogliono saperne di Lui, il quale è la via, la verità e la vita. È il dispiacere che ha provato nell'orto del Getsemani prima della passione. Vedere tante sue incredule creature che si dannano volontariamente per sempre. Dopo la loro morte terrena, egli non può liberarle dall'inferno perché rispetta la loro scelta dovuta al dono del libero arbitrio ed esse stesse non desiderano la sua vista. Per questo è necessario pregare molto per tutti coloro che durante la vita terrena rifiutano la salvezza eterna. In questo modo, in virtù della comunione dei santi, il Signore può distribuire meglio le sue grazie se trova anime disposte ad offrire anche le loro sofferenze in unione con la sua passione e morte.